Il pancreas è un organo ghiandolare di forma allungata, lungo circa 15 cm e situato nella parte superiore e posteriore dell'addome, dietro lo stomaco e vicino all'intestino tenue. Il pancreas svolge una duplice funzione, esocrina ed endocrina. Quella esocrina permette di produrre quegli enzimi indispensabili per la digestione del cibo, come l'amilasi, la proteasi e la lipasi, mentre quella endocrina invece è responsabile della produzione di due importanti ormoni che controllano il metabolismo del glucosio, ossia l'insulina e il glucagone. Quando le cellule del pancreas sviluppano però dei cambiamenti nel loro DNA, iniziano a dividersi e a moltiplicarsi in modo incontrollato, dando origine alla formazione di una massa tumorale. Ricordiamo che il pancreas viene suddiviso anatomicamente in tre parti: testa, corpo e coda. Circa il 75% dei tumori del pancreas esocrino si sviluppano nella testa dell'organo, mentre il 15-20% nel corpo e il 5-10% nella coda. I tumori che invece originano dalla parte endocrina del pancreas sono piuttosto rari e hanno prognosi diverse. Quali sono i sintomi del tumore del pancreas? La forma più diffusa di tumore del pancreas è l'adenocarcinoma duttale pancreatico, in quanto rappresenta circa l'85% dei casi e ha origine nelle cellule che costituiscono la porzione dell'organo responsabile della produzione degli enzimi digestivi. Il tumore del pancreas viene definito come un killer silenzioso, in quanto nelle sue fasi iniziali non dà segni particolari, per cui viene spesso diagnosticato quando è già in uno stadio avanzato e si è diffuso in altre parti del corpo. I sintomi dipendono anche dalla zona del pancreas colpita e da quanto si è esteso rispetto alla sede originale di sviluppo. Andiamo a vedere quali sono i sintomi principali. Dolore all'addome o alla schiena. Un dolore localizzato nella parte superiore dell'addome o nella zona centrale o superiore della schiena è uno dei sintomi principali del tumore al pancreas. Il dolore può essere quindi causato dalla massa tumorale che inizia a premere sui nervi e sugli organi addominali circostanti e spesso aumenta di intensità dopo aver mangiato o appena ci sdraiamo. Perdita di peso e di appetito. La perdita di peso involontaria nei pazienti con carcinoma pancreatico è molto diffusa e può essere dovuta a un malassorbimento di nutrienti o alla cachessia tumorale o neoplastica. Si tratta di una condizione tipica di pazienti con cancro in stadio avanzato, mentre in alcuni casi, come in quello del tumore del pancreas, compare in fase precoce. La cachessia si manifesta con un progressivo indebolimento biologico caratterizzato da un'involontaria perdita di tessuto adiposo e di massa muscolare che non dipende dalla dieta. La diagnosi di cancro al pancreas è quindi spesso preceduta da una mancanza di appetito e da una perdita di peso clinicamente significativa, dove le cellule tumorali privano le cellule sane dei nutrienti necessari per funzionare correttamente. Diabete. Se da un lato numerosi studi hanno dimostrato un aumento del rischio di cancro al pancreas tra gli individui con diabete di tipo 2, dall'altro anche il tumore stesso può causare l'insorgenza del diabete, rappresentando così sia una causa che un sintomo del tumore al pancreas. Si pensa che il carcinoma pancreatico possa rendere le cellule del corpo resistenti all'insulina, un ormone di natura proteica prodotto dal pancreas, fondamentale per la regolazione dei livelli di glucosio nel sangue. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale della Salute, uno dei centri di ricerca medica più importanti al mondo, fino all'80% dei pazienti affetti da cancro al pancreas presenta diabete di tipo 2 di nuova insorgenza o un'alterata tolleranza al glucosio al momento della diagnosi. Una revisione degli studi, che esamina l'associazione tra diabete e cancro al pancreas, suggerisce che mentre il diabete di lunga data è un fattore eziologico per il tumore del pancreas, il diabete di nuova insorgenza potrebbe essere nella manifestazione. Per questo motivo, gli esperti ricordano di prestare particolare attenzione a un'improvvisa comparsa del diabete e a un suo rapido peggioramento. Ingiallimento della pelle e degli occhi. Con il termine ittero si descrive l'ingiallimento della pelle e della parte bianca degli occhi, detta sclera, a causa di un accumulo eccessivo nel sangue e nei tessuti della bilirubina. Si tratta di una sostanza giallo-arancione contenuta nella bile e prodotta dalla degradazione dell'emoglobina in seguito alla naturale distruzione dei globuli rossi giunti al termine del loro ciclo vitale. Normalmente il fegato produce la bile e la immagazzina nella cistifellea, per poi riversarla dopo i pasti attraverso il dotto biliare nel duodeno, in modo da facilitare la digestione e l'assorbimento dei grassi.
Quando la massa tumorale inizia però a ostruire i dotti biliari, la bile non può raggiungere l'intestino e inizia ad aumentare la quantità di bilirubina nel corpo, causando l'insorgenza dell'ittero. I tumori che iniziano nella testa del pancreas sono vicini al dotto biliare, per cui possono dare i primi sintomi anche quando sono ancora abbastanza piccoli. I tumori pancreatici, che invece originano nel corpo o peggio ancora nella coda del pancreas, non ostruiscono le vie biliari fino a quando non hanno raggiunto dimensioni più grandi e spesso si sono ormai già diffusi in altri organi. Urine scure e feci chiare. Urine scure e feci chiare sono due segni a cui bisogna prestare attenzione, in quanto possono essere un campanello di allarme del cancro al pancreas. Sappiamo che la bilirubina è la sostanza che conferisce alle feci la tipica colorazione marrone e all'urina il suo colore giallo chiaro. Nel caso dell'ittero, però, i livelli di bilirubina aumentano rendendo le feci chiare oleose. Si parla di steatorrea e indica una condizione patologica caratterizzata dalla presenza di grandi quantità di sostanze grasse non digerite nel materiale fecale. Anche l'urina può darci informazioni preziose sul nostro stato di salute e segnalarci quando nel nostro organismo qualcosa non sta funzionando correttamente. Nel caso di un tumore del pancreas, le urine possono assumere una colorazione più scura, che tende al marrone. Difficoltà digestive, nausea, vomito e stanchezza. Il tumore del pancreas può interferire con la produzione degli enzimi digestivi da parte dell'organo, con conseguenti problemi nella digestione del cibo, oltre che nell'assorbimento delle sostanze nutritive. Quando la massa tumorale aumenta di dimensioni, può comprimere gli organi vicini, in particolare la parte finale dello stomaco, rendendo più difficile il passaggio del cibo dallo stomaco all'intestino tenue. Questo può causare nausea, vomito e dolore, che in genere tendono a peggiorare dopo aver mangiato. Dal momento che il tumore al pancreas può influenzare negativamente la digestione, l'organismo non riesce a ottenere dal cibo l'energia necessaria per funzionare correttamente. Si avvertirà così una sensazione di stanchezza e di debolezza cronica che non tende a migliorare con il riposo.